Allora, ICOM 2021, professoressa, ha segnato il ritorno in presenza di questo appuntamento, peraltro si è ritrovata qui la comunità scientifica che è stata la più colpita in prima linea, più coinvolta dalla bufera del Covid. Intanto una sensazione anche di speranza dopo questa fase così dura. Assolutamente, è stato proprio fondamentale ritornare in presenza, ho lottato con tutta me stessa per ritornare in presenza. Riccione era già stato 6 anni fa un convegno particolare, ma per come è strutturata la città è tutto walking distance, c'è il mare, che anche se non siamo mai andati, però almeno fuori dalla finestra vedi che cioè, ha un respiro diverso, per cui vedo, insomma, è sabato, l'ultimo giorno è ancora pieno di persone, questo già è un bel ritorno, tantissimi giovani. Ricordo sempre che ICAR è un convegno in cui c'è la comunità scientifica che incontra la community dei pazienti, quindi è assolutamente importantissima, entrambe le anime sono fondamentali per ICAR e qua credo sia stata una delle massime espressioni. La community ha discusso della nuova legge per superare la 135-90, quindi insomma io credo che con le istituzioni hanno discusso, credo che proprio possiamo essere molto soddisfatti. È stata, diciamo, una sessione di lavoro in effetti molto, molto intensa. Andando a per esempio un bilancio sui temi, la cosa che si è avvertita dei lavori, delle relazioni, degli studi presentati è che c'è una grande speranza in una nuova stagione di ricerca di farmaci nuovi in arrivo e long acting, ma anche si è tornato a parlare di cura dell'HIV e di speranza nel vaccino. Certo, siamo partiti con un po' di depressione, nel senso che il professore fuori ha detto non saprei proprio come iniziare a farlo, però in realtà adesso ci sono già studi sulla piattaforma moderna per partire con un, si sta partendo con il primo studio su 56 pazienti, come ha fatto vedere la professoressa Castagna stamattina, c'è in corso il vaccino mosaico di cui facciamo parte anche come centro, anche a Modena assieme a Milano allo Spallanzani nella sperimentazione, quindi io credo che ci sia tanto fermento perché c'è voglia di eradicare, stiamo riuscendo, speriamo, a eradicare una pandemia come è stata quella di Covid, perché no riuscire a eradicare HIV? E sempre noi abbiamo visto guarire anche l'epatite C in modo totale, sarebbe bello nel corso della nostra vita vedere anche guarire l'infezione da HIV, anche se la situazione è paragonabile a quando abbiamo iniziato noi. Cioè, noi eravamo in una situazione tipo Bergamo col Covid all'inizio, arrivavano tutti con l'AIDS, c'è stata una situazione veramente terribile. Rispetto al Covid, perché è stato anche uno dei temi che ha polizzato i lavori. Certo, noi ICAR è stato, si basava su due filoni di ricerca perché sarebbe stato impensabile non parlare di Covid quando tutta la comunità scientifica ha lavorato anche su Covid in questi anni. Però devo dire che sono stati, cioè il livello scientifico del convegno è stato elevatissimo. Ho visto ragazzi ancora adesso tutti attorno agli oral poster, insomma davvero tantissimi lavori presentati e c'è stato l'imbarazzo della scelta per scegliere quelli completamente orali, gli oral poster o i poster, veramente ottimo livello. Vuol dire che è una comunità vivace, una comunità, ma com'è la comunità degli infettivologi, insomma credo che ci sia una selezione, quando tu decidi di andare a trattare l'infezione da HIV è già una selezione. Avete peraltro un rapporto particolare, lo accennava lei, con le community dei pazienti e con le associazioni, e abbiamo visto che anche qua ci sono stati momenti di dibattito molto importanti e cruciali, la 135, questa riforma c'è bisogno? Sì, c'è bisogno senza buttare via il bambino con l'acqua sporca però. Ecco. È stata una buona legge. Sì, è stata un'ottima legge e credo che sia importante che si cerchi appunto di migliorarla, però sempre mantenendo certe caratteristiche, certe cose che secondo me sono molto importanti. Si faccia bene, ma soprattutto ascoltando. Guarda, il modo per far bene una legge è ascoltare. Bisogna ascoltare le persone che vivono con l'infezione da HIV, ascoltare i medici che lavorano in questo ambito. Speriamo, spesso non ascoltano. Il problema è poi quello, che dopo tocca. C'è intanto la rincorrere. Ecco.
l'ultima cosa è stata anche un'edizione segnata al femminile, perché quattro presidenti di donna, metà delle relatrici e delle studiose donne, del resto tra poi insomma cercatrice. Sì, ma guardi, ci vuole solo l'impegno, perché ci sono le donne. Io spero di aver segnato un punto di non ritorno. Quindi lotterò in tutti i modi perché questo non rimanga un episodio isolato, ma che sempre nei convegni delle malattie infettive si possa essere bilanciati come generale.